Sempre un posto giusto per manifestare per la pace, no? È un ponte per la pace nel significato letterale del termine. Siamo a Firenze, proprio sul ponte Santa Trinità, che questo sabato mattina ha visto centinaia di persone inneggiare alla pace. Un sit-in organizzato da sigle di sinistra, con l'apporto di Arci e Emergency, ma è stato soprattutto un evento di popolo, perché si moltiplichino i ponti del dialogo. Cioè, noi che siamo in pace possiamo manifestare, protestare e diciamo lottare per i nostri ideali, e le cose che sosteniamo dobbiamo farci sentire. E molte persone non possono neanche esprimersi. Bisogna fermare questa cosa. Ipoca! In piazza anche tanti cittadini ucraini residenti in Toscana. Osasco! È difficile cantare l'inno proprio qua, in sicurezza riguardo al mio paese, ma vinceremo noi perché siamo sulla nostra terra. E dobbiamo unirci tutti e combattere con questo aggressore, oggi, perché domani non dobbiamo più tempo. E insieme agli ucraini anche tanti ragazzi, ragazze russe. Tu sei russa? Sì, io sono russa, io sono contro la guerra. I miei parenti, i miei genitori, tutti contrano la guerra. Per noi è inconcepibile una cosa del genere. Quasi tutti noi abbiamo i parenti in Ucraina e praticamente... Cioè, vogliamo solo dire che non è il popolo russo che ha deciso fare, è solo una persona che l'ha deciso fare. E le sanzioni purtroppo vanno a danneggiare solo il popolo. È indifferente per i politici, ma il popolo ne sta soffrendo. Simbolico poi lo striscione di Firenze città aperta, che nel 2002, 20 anni fa, aprì i cortei del Firenze Social Forum. Ora lui minaccia anche i paesi baltici, ora lui minaccia anche Finlandia e Svezia, che sono comunità europee, e lui minaccia che non devono entrare alla NATO, non devono unirsi.